Forza Inter. Allora, l'esercizio di oggi riguarderà la nuova sottoscrizione. Salve, 965, numero 45. 4, 25esimi, x alla quarta, meno 4, 15esimi, x alla seconda, y, più ma questa è un'espressione, no? No, eh? È trinomio questo. Questo è un trinomio, ma se non lo fate scrivere, y. Vediamo un po'. Ovviamente io questa volta rispetto a ieri non vi dirò subito come si fa, perché pretendo da voi dei suggerimenti. Allora, abbiamo un trinomio. Quando abbiamo un trinomio ci dobbiamo insospettire se per caso è il quadrato di un binomio. Non è detto che lo sia, eh? Non è che sempre quando abbiamo un trinomio è il quadrato di un binomio, però quantomeno andiamo a vedere se è il caso. Dobbiamo individuare un quadrato. Iniziamo dal primo. 4, 25esimi di x alla 4. Di chi può essere il quadrato? Allora, ci mettiamo la ricetta. 2, 20, x alla 4. Vediamo, questo già non può essere un quadrato perché c'è il meno, quindi voi sapete che qualsiasi cosa al quadrato è sempre così. Questo qui è il quadrato di un terzo y, ricordate che anche la parte letterale deve essere al quadrato. E allora adesso si tratta di metterci da parte e di verificare che il doppio prodotto di questi due è proprio meno 4 quindicesimi x al secondo. Vediamo se è questo il caso. Ci mettiamo da parte e ci andiamo a fare 2, il doppio prodotto, che moltiplica il primo, 2, quindi x alla seconda, che moltiplica appunto il secondo, 1, terzo, x. E allora, vediamo che si è fatto il prodotto. Innanzitutto i coefficienti. 2 per 2 per 1. Viene 4, 8, 5 per 3 al denominatore, x alla seconda y, 15, x alla seconda y, x alla seconda, x alla seconda. E quindi come potete vedere è venuto esattamente questo. E allora possiamo concludere che questo trinomio può essere espresso come 2, quindi x alla seconda, meno un terzo. Come primo esercizio mi pare abbastanza semplice. E Casino, vieni. Vediamo. Non ti preoccupare, esci di spalle. Esci di spalle. Non ti preoccupare perché sono sicuramente più brutto io che tu. Allora, adesso il numero, i giacchesti. 111. Numero 100. Allora scriviamo. Un quarto x alla seconda. Più y alla quarta. Più un nono y alla seconda. Cerca di scrivere tutto nella stessa, nella prima lavagna. E y alla seconda. Non x alla seconda, quindi. Poi meno xy alla seconda più, vai a capo, un terzo, ce la fai? Un terzo xy meno due terzi y alla terza. 5 sia forse. Allora, come potete vedere, se avete scritto
il polinomio, andate a contare quanti sono i monomi che lo compongono. Sì. Ne sono 6. Allora, quando sono 6, possiamo pensare al quadrato del trinomio. Però per esserci il quadrato del trinomio dobbiamo innanzitutto individuare i quadrati. E allora, vediamo. Vediamo il primo, un quarto x alla seconda. Di chi può essere il quadrato? Un mezzo x. Allora spieghiamo che ancora c'è di un mezzo a x. E questo sarebbe il primo di cui compare il quadrato. Un mezzo x. Li scriviamo separati. Y alla quarta è un altro che compare come quadrato di chi? Alla seconda. Y alla seconda. E poi un nuovo y alla seconda sarebbe il quadrato di chi? Di un terzo. Un terzo y, non bisogna dimenticare anche la sua parte letterale. E allora adesso rimangono questi altri tre. Vai dall'altra parte, anche se non verrà il quadrato, comunque sia, noi facciamo. Iniziamo a vedere che il doppio colore del primo e del secondo fa uno di questi tre cose. Allora, 2 che moltiplica un mezzo x, e la x, un mezzo x, per y alla seconda. Vedete il doppio prodotto del primo per il secondo. Vediamo quanto fa. Vai a 2 e 2 si semplificano, rimane x, hai indicato qualcosa, y qualcosa. Però qui compare negativo, quindi vuol dire che uno dei due deve essere negativo. Per esempio, possiamo pensare al secondo. Va bene? Allora pensiamo che sia questo qua. Meno. Poi andiamo a fare il doppio prodotto del primo per il terzo. 2 per un mezzo x per un terzo c. 2 si semplificano di 2 e quindi viene x, y, un terzo x, y. Per vedere che anche qui abbiamo ritrovato un terzo x, y. A questo punto devo vedere se c'è il doppio prodotto del secondo per il terzo. Vediamo se è così. Doppio prodotto, però attenzione, se il secondo abbiamo individuato che era negativo, quindi dobbiamo mettere meno doppio prodotto, sì, il doppio prodotto del secondo, che sarebbe meno di questo quadrato. Cioè questi abbiamo visto che hanno questo segno, questo è positivo, questo è negativo e questo è positivo. Fare il doppio prodotto vuol dire doppio primo per questo. E se il doppio era il primo, ma c'è meno simbolo. E infatti, se fai, infatti qui deve vedere negativo. Più per meno. Due terzi. Y non ha la terza. Guardate bene che questa Y si trova al numeratore, che se stava sotto poi si andava sotto. Allora siamo giunti alla conclusione che questo è proprio il quadrato del trinomio. Quindi come si può scrivere la scomposizione di questo polinomio? Allora, scriviamo dall'altra parte, parentesi tonda, lo uguale, parentesi tonda, un mezzo x meno y alla seconda più un terzo tutto elevato alla sua. Va bene? Ed è anche questo. Rimani, oggi segno il braccio destro. Pagina. Poi 124. Scriviamo al 124, ce ne sono 3. Sono abbastanza corti. Quando un esercizio è corto, non credete che l'esercizio solo perché è corto deve essere facile. Alcune volte è il contrario. Quando
queste sono abbastanza semplici. Allora, senza parentesi, un 25esimo A alla quarta, B alla seconda, meno 4. Benissimo, dobbiamo cercare di scomporre questo che è un binomio. Allora, cerchiamo di individuare, come vedete, che la differenza binomio è su due binomi. Allora, individuiamo quali sono due quadrati. Questa è la differenza di due quadrati. Proprio la volta scorsa abbiamo visto che la differenza di due quadrati è A meno B per A. Allora, il primo, fate così. Scrivete con una freccetta sotto al 25esimo, con la freccetta scrivete il modulo di cui è il quadrato, cioè un quinto alla seconda, B. Invece la vostra parte con la freccetta scrivete che è il quadrato. Allora, dopo aver individuato questi due, dobbiamo scrivere la loro somma per il quadrato di freccetta. Quindi parentesi tonda, lo faccio se non parentesi tonda, un quinto A alla seconda B meno o prima la somma o prima la differenza è sempre la stessa cosa, per un quinto A alla seconda B più 2. Ma questa è quindi la somma per differenza, esattamente, quando abbiamo la differenza di due quadrati, cioè vedi sopra, è la sottrazione tra un quadrato e un altro quadrato, si individuano i due e si fa la somma. Ripeto, siamo nel campo della scomposizione. Finito? Questo è finito. Sentite, ce ne sono altri due, ma gli altri due sono sostanzialmente dello stesso tipo. Ne facciamo solo uno giusto per rinforzare il concetto della differenza di due quadrati. Poi cancellare. Allora, un quarto x alla quarta meno 4 ottantunesimi y alla seconda. Allora. Anche qui vedete che è la differenza. Binomio, proviamo a vedere se la differenza di due quadrati. Un quarto x alla quarta ha già individuato che è un mezzo, il quadrato di un mezzo x alla seconda. L'altro è 2 noni y. Chiaro? E qui, dopo aver individuato i due termini, scriviamo la loro somma per la loro differenza. Ma quindi questa sembra già una differenza. Diciamo che questo è solo la differenza, ma non sempre siamo la parte letterale non è uguale, e mica deve essere uguale la parte letterale. Può essere, se io ho A alla seconda meno B alla seconda, sono uguali alla parte letterale, uno è A, l'altro è B, basta che sono due quadrati, anche se hanno le parti letterali assolutamente diverse. Non è che noi dobbiamo fare la somma di due monomi che deve essere per forza simile. Va bene? Ok. Allora saltiamo ad un altro un po' più difficile. Allora, mi pare che c'è il numero 164. 164. Facciamo 164. Questo è già più difficile. Nessuno. 160, no, è sempre la scomposizione.